Butto fuori l'immondizia. Oh, sul tavolo! Sul tavolo! Ma lui è un pazzo furioso! No, 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 no! No, no! Gli fai male, c'è una famiglia! Scendi! No! Ragazzi, vi aspetto questa sera in live 21:30 sul canale Viola per continuare a giocare a WWE. Sicuro voglio giocare la Royal Rumble. E che ne dite? Iniziamo la vera modalità carriera? Vi aspetto. Salve a tutti, ragazzi, e bentornati a Mike Show Show. Siamo tornati con WWE 2K22 e sono fomentato perché questa serie mi sta piacendo tantissimo. Sempre nelle posizioni più alte delle tendenze gaming, un sacco di supporto. E stiamo parlando di wrestling, ragazzi, non me l'aspettavo. O meglio sì, perché io ci sono cresciuto, sono grandissimo appassionato, come sapete, e è bello condividere questa passione con voi. Questa è anche la mia modalità preferita. My GM con la nostra Stephanie McMahon è un po' pazza, ragazzi. Devo dire che siamo pronti a portare Raw sul tetto della WWE. Però, ragazzi, se avete seguito le live, saprete che abbiamo creato dei draft clamorosi. Soprattutto quest'ultimo qui contro Shane McMahon, raga, a difficoltà difficile, che è culminato con un Hulk Hogan contro Undertaker a WrestleMania per il titolo. Lasciate stare. Chissà, sa. Questo però per dirvi che, giocando di più a questa modalità, ho imparato, ho capito come funzionano le cose. E di sicuro il primo draft, quello che stiamo giocando in questa serie, essere fatto meglio. Però meglio così, ragazzi. Mette la spezia, mette il pepino. Mi sto però chiedendo, ragazzi, se 15 settimane non sono un po' troppo poche, perché sarebbero solo 4 pay per view. E impostandolo così, come stiamo facendo adesso, che richiede un sacco di tempo, sarebbe in ogni puntata a giocarsi un pay per view, arrivare al pay per view praticamente in 4 puntate lo esauriamo. Quindi, ragazzi, se questo video supererà 30.000 mi piace e lo possiamo fare, che ne dite? Finiamo questo, vediamo come va. In caso riniziarne un altro a difficoltà difficile, però più lungo, farlo di 25 settimane o addirittura 50. Cioè, quindi vuol dire, ragazzi, facciamo molto di più, dovremmo stare molto più attenti ai soldi, a chi andiamo a ingaggiare, e soprattutto rifacciamo un draft con le mie conoscenze da adesso, no? Che ho capito come funzionano le cose. Cioè, raga, qua non so se ve lo posso far vedere. Sì, posso farvelo vedere. Cioè, guardate qua come l'ho scoppiato al signor Shane McMahon. Vabbè, ragazzi, questa è storia, questa è storia, questa dovete proprio... Ah no, non me lo fa vedere il roster, vabbè. Beh, la dovreste recuperare, quella è stata epica, è stata epica. Giocata alle 2 di notte così proprio nel chill. Ma soprattutto lo riniziamo con il nostro general manager. Possiamo creare Mr. Spettacolo in WWE, e ci starebbe. Però riprendiamo il nostro viaggio negli ascolti della WWE. William Regal per il momento sta su. Abbiamo più soldi e un po' più di fan rispetto a Stephanie. E queste sono le nostre rivalità. Abbiamo il signor Romano Regni, che è il nostro campione. La sua popolarità è al top. Non top come quella di The Rock e Trish Stratus. Però, ragazzi, noi dobbiamo lavorare sulle rivalità. Quindi buono Trish Stratus con Tamina, che secondo me può culminare nel prossimo preview. John Cena e John Morrison se le daranno ancora di santa ragione, io continuerei così. Strowman e Kingston devono menarsi. Finn Balor deve cominciare a fare qualcosa, ragazzi. E poi abbiamo lui, The Red Flame, la fiamma rossa, che è una pippa al sugo veramente orribile. Però nel mio miglior draft c'avevo Macho Capatonda, e Macho Capatonda, raga, ha fatto il suo. Per il momento, raga, secondo me abbiamo poca gente un certo livello, e bisognerebbe andare a rimpolpare un po' questo roster. C'era Seth Rollins, però a me gli specialisti, raga, mi sconfinferanno, perché gli specialisti li puoi usare un po' ovunque, capisci? Fanno tutto e non fanno niente. Allora, ragazzi, questa è la card che ho pensato, ve la vado a spiegare. Però è un po' difficile perché, come detto, quando abbiamo costruito il roster, così a schifio. Comunque, ho deciso di fare il cambio ruolo per Finn Balor, farlo diventare buono e quindi mandarlo allo scontro per il titolo con Roman Reigns. Roman Reigns e Finn Balor potrebbero costruire questa faida che potrebbe sfociare nel prossimo pay-per-view, ok? Avremo un colosso contro combattente. Mua. Ok. Ok, ok. Nel main event c'è di nuovo Strowman contro Kofi Kingston in un tables match. Così perché gliel'ho promesso sostanzialmente a Strowman. Magari questa cosa potrebbe aumentare la loro rivalità. Solo se però, aspettate un secondo, non mi ricordo chi ha vinto. Bilancio 1-3. Quindi dovrebbe vincere Kofi Kingston, giusto? 2-1, sì, dovrebbe vincere Kofi Kingston. Allora mi sa che ce la tocca giocare, ragazzi. Vabbè, sarà molto breve per aumentare la loro rivalità. Ma ragazzi, qui Trish Stratus va contro Gonzalez con l'interferenza di Tamina, sperando che insomma aumenti anche questa la cosa. E poi, ragazzi, ci abbiamo questi due perché sì, dobbiamo attappare il buco. Ora voi direte, Mike, ma John Cena? Mike, ma John Cena va contro Morrison, c'hanno già un buon livello. Sta fuori The Rock. The Rock sta fuori,
perché hanno specialista e bene o male un po' una pippa. E più che altro perché è buono e non posso far buono contro buono. E questi sono un tag team già. Ragazzi, è così. Oddio, sarà un po' una settimanaccia, vi dico la verità. Però ci serve per andare a costruire come Damian Priest hanno vinto. Eccellente Finn Balor. Bravo Finn, bravo Finn. Qua ragazzi, potrebbe succedere veramente di tutto. Vince Raquel, deludente. Però vedete, ho portato a livello 4 la rivalità. Quindi questo sarà proprio un match molto atteso. Eccellente anche il promo a Roman Reigns e Finn Balor, che finalmente diventano, insomma, ah no, devo giocarmela, mo vince Braun Strowman. No, vince Kofi Kingston, quindi straordinario addirittura, senza senso. Livello 3, livello 3. Mi piace ragazzi, mi piace. Le cose stanno andando bene. Questi addirittura che non organizzano i promo, vabbè. Tables match tra Becky Lynch e Mandy Rose. Sarà un instant classic, proprio mediocre. Vabbè, guarda, guarda, cioè raga, oddio, ho guardato il main event, ho detto, ma che è Brock Lesnar contro Brock Lesnar? No, no, no. Però poi il titolo, attenzione, attenzione. Vince questo qua, non so chi sia. Vieni, beh, bel match. E qua ragazzi ci abbiamo, tra l'altro, due cattivi. Cioè, cazzarola sta facendo Stephanie McMahon. Vince Lesnar, ma sarà un match pietoso. Esatto, esatto, esatto. Vabbè. Beh raga, io pensavo di aver fatto schifo, però pure loro, infatti io li sto prendendo in giro. Cioè, mi sono salvato solo col main event. Però ragazzi, guardate, ho messo dentro una nuova rivalità. Ho messo dentro una rivalità di livello 3 e una del livello 4. Del livello 4, va bene, va bene. Vabbè, 60.000 follower, abbiamo preso pure i soldi, pubblicità gratuita, let's go. Invece loro, loro si stanno a fa sotto coi soldi, ragazzi, perché Stephanie sta chiaramente scannata. Per questo secondo me è bello giocarci una modalità che sia un po' più lunga. Oh no, la mia famiglia e i miei amici aspettano da me di vedermi combattere al vivo a Boston. Va bene, amico mio, va bene. Se mi vuoi cacciare puoi anche dirmelo in faccia. Ok. Vedete ragazzi, io però potrei comprarmi sta roba, ma non c'ho i soldi. Allora, vediamo se nei free agent è entrato qualcuno del buono. Edge, però Edge è uno specialista. Kevin Owens mi servirebbe come il pane, però quell'energia è troppo bassa, signor Kevin. Lei è da prendere assolutamente. Pure Fandango, raga, Fandango, non me lo sottovalutate. Nelle leggende, The Undertaker. Però non c'è energia Undertaker, mannaggia, sta proprio appeso. Però aspetta, raga, The Ultimate Warrior. No, però lui è un colosso. Cioè, Undertaker combattente matcherebbe tantissimo Roman Reigns. Vabbè, possiamo pure fare il turn, eh. Ah, ragazzi, fermi un attimo. Aspetta, aspetta. Licenziando questa, riceverò un rimborso del costo del contratto. Mi sa che mando via un po' di gente, ragazzi. Cioè, quelle che non uso, li mando via, tipo lui. 39, lui. 32. Ah, ragazzi, licenzio un po' di gente. Non puoi licenziare più di una superstar a settimana. Ah, vabbè. Allora, ho licenziato una persona, ragazzi. Però mi porto dentro lei. 74. Però è un colosso e worka molto di più. Io ci avrei bisogno di un colosso cattivo. O comunque di un colosso. Allora, ragazzi, quest'altra card puzza di schifo. Ma Tamina la dobbiamo far combattere perché Triple H vuole così. Quindi Tristratus interferirà. Sfida ancora Roman Reigns e Finn Balor per far salire la loro rivalità. Così come quella tra Kofi Kingston e Braun Strowman. Potrebbe finire un buco nell'acqua questa, eh. Ancora loro che si sfidano. Main event, The Rock e John Cena. Cioè comunque un bel match contro Braun Strowman e John Morrison. Nella speranza che John Morrison e John Cena, insomma, si fanno vedere contro in un match. Però questi sono pensieri un po' più da realtà piuttosto che da gioco. Però per il momento, ragazzi, dobbiamo aggiustare. Bello, bel match. Beh, inutile praticamente. Eccellente, vai Roman Reigns, bravo così. Questi ragazzi faranno un match orribile, pure se è un tables match. Vincono Damian Priest e Tyler Bate. Decente, però è salito almeno la loro rivalità, ma nessuno lo vuole vedere. Bravo Kofi Kingston, mi piace. Qua ragazzi, come va, non succede niente, non ci frega niente. Speriamo che sia solo un bel match, prego. Buono, vabbè. Abbiamo costruito una rivalità che non porterà a nulla. Un TLC addirittura, Alexander Wolf. Oddio, mi sa che sto giro, raga. Mi sa che sta settimana, puzzo, eh. Pure questo sarà buono, pure questo sarà buono. Beneficenza Charlotte Flair. Oddio, raga, sto giro hanno vinto loro. Che sto match è stato orribile. Vabbè, però stiamo costruendo, ragazzi. Stiamo costruendo, tranquilli. Siamo ancora su, siamo su pure da un bel po'. Ci abbiamo più soldi, ci stiamo rientrando, non sto spendendo troppo. Senti, Chris non fa altro che battermi. Non c'è nessun altro nel roster che puoi farmi sfidare e cambiare un po'. No, mi spiace. Sono un fenomeno al microfono, ok. Voglio farmi notare con una promo durante lo show di stasera. Ce penso io. Ma che vuoi fare? Già stai al massimo. Fate un'autopromozione, dai. Allora, ragazzi, siamo a una settimana, no? No, due settimane. Oggi giocano contro il buon The Rock, sì, con l'intromissione del grande Finn Balor. Allora, Kofi Kingston contro Red Flame, solo perché sono un gigante contro Cruiserweight. Ma se no, match mi aspetto proprio lo schifo. Vabbè, vince Kofi Kingston, ovviamente. Però è stato buono, Red
Flame, guarda che Ristratus si fa una bella autopromo. Bravo, effetto di promo buono. Ok, questi qua ragazzi, mi hanno detto di non metterli contro, ma non mi interessa. Vince sempre Damian Priest, non mi interessa. Beh, sto match fa vomitare. Buona la promo di John Cena contro John Morrison, che la porta a 4, quindi ci avremo un'ottima rivalità. Questo match ragazzi è per accontentare Triple H. Vince The Rock contro Roman Reigns, grandioso. Balor e Reigns, vedete, vanno ancora più su con la loro rivalità. Secondo me ragazzi ci avremo un ottimo pay per view. Vabbè, questi fanno ride i polli. Solo con quel Titus O'Neil, ragazzi, quanto lo vorrei dalla mia. Quanto vorrei Titus O'Neil dalla mia. E di loro si stanno a preparare. Guarda. SmackDown fa delle card orribili, però guardate ragazzi, si stanno costruendo delle ottime rivalità. E questi arrivano al pay per view. Insomma, messi bene. Vabbè, Brock Lesnar vince. Sto match farà... Oh, grandioso. Mi hanno rotto il culo, mi sa. No, no, pari. Stiamo ancora su. Però ci stanno a mangiare dei soldi, eh. Una settimana, ci dobbiamo preparare. È da un po' che non organizzi match per il titolo. Non ti preoccupare, Triple E. Non rompe. Allora, Slapjack. Oh, senti, Slapjack. Qualunque sia il mio prossimo match, voglio vincere, è chiaro? Ragazzi, siamo prima del pay per view. Quindi questo è l'evento più importante. Fai combattere la lottatrice più popolare contro la lottatrice più popolare questa settimana. Ma che cazzo dici? No, io faccio... No, questa non può combattere. No. Che mi regali? Pubblicità gratuita. Sarebbe da fare, ragazzi. Però c'ho Tristratus che sta veramente a pezzi. La sentite questa puzza, raga? Annusatela bene. È puzza di card schifosa. Però noi ci abbiamo tutto settato, ragazzi. Frutto del lavoro che abbiamo fatto nelle settimane precedenti. Quindi, questo match è fatto solo per far vincere John Morrison, che stava a piangere tutto sto tempo. Ok, evviva John Morrison. Ha vinto grazie al mio intervento. Mediocre, non ci interessa. Poi Red Flame che si autopromuove. L'effetto della promo inutile, completamente inutile. Perfetto. È una pippa, ragazzi. Io spero che a un certo punto arriva Triple H e dice: ah, sì, si sta comportando bene. E lo fa diventare forte. Perché il mio maccio capatonda così ha fatto. Mentre The Rock contro John Cena è poi un match così, sperando che vada un tot. Deludente, vabbè, perfetto. Deludente, ragazzi, perché... livello 4! Perfetto. Perché non matchano quei due. Ok, questo potrebbe essere pure un bel match, eh? Potrebbe essere pure un bel match questo. Decente, bene. Abbiamo fatto schifo. Sono sicuro che adesso SmackDown mi darà la paghetta. Però, raga, che devo fare? Io adesso do tutto al pay-per-view. Invece loro, vedi, si stanno accapando... Imbarazzante proprio. Però si stanno dando da fare per creare... Beh, questo va a 4, sicuro. Ah, no, a 1. Ah, immaginavo, ragazzi, immaginavo. Però, avendo così poca gente, devo fare le necessità a virtù. Perché poi, più che altro, non mi entrano i free agent. Ok, The Rock contro Cena. Lo so, la Triple E non mi rompe. Senti, sto Slapjack mi ha stufato. Non abbastanza, è stata una farsa totale. Vattene, Slapjack! Vai via! Se gli do 100.000! Posso, è spiato. Addio. Oh, godo. Adios. Lo potevo mandare io. Capisco molte cose dopo la buffonata che ha fatto durante il mio match. Cosa? Ah, John Mom, che dici? Ma mi hai chiesto te, vince. Vabbè. Allora, ragazzi, il main event sarà... Siamo a TLC, quindi il main event potrebbe essere un bel TLC, no? Quindi tra il campione e Finn Balor in un bel... Va per il titolo. Ok, ci siamo. Poi ci abbiamo. Il match iniziale sarà 1v1 tra Tristratus e Tamina in un bel... Anche questo DLC, che ci frega. Match per il titolo, sì. Ok. Poi, ragazzi, gli altri saranno... Ci abbiamo John Cena contro John Morrison in un bel... Pure qua, DLC. Vabbè, a parte, raga, che se è TLC bisogna fare tutti i DLC. Ok. Mentre l'altro, chi ci avevamo di grande rivalità? Strowman contro Kofi Kingston. Che sì, bonus tipo di match per view. Raga, se mi danno tutti i bonus, faccio tutti i DLC. Ovviamente sarebbe una cagata in un pay per view vero. Però qua stiamo in un gioco e questo bisogna fare. Allora, tutti i DLC. Chi rimane fuori si va a fare autopromozione. Certo, The Rock, ragazzi, The Rock non sfruttato è proprio una brutta cosa, eh. Però, ragazzi, The Game. Chi ha la testa pensa già al futuro, no? Alla programmazione. Perché questa quindi è la card. Però il prossimo pay per view c'è WrestleMania. Noi abbiamo 4 match da organizzare. Mettiamo uno per il titolo femminile, uno per il titolo maschile e due che vanno a ingolosire le persone. E allora, ragazzi, guardate come l'ho impostata. Cambio ruolo per Damian Priest, che in questo momento, ragazzi, mo io non lo so se nella realtà è forte, bravo, quello che vi pare, però è il terzo più popolare, tolto il campione e tolto The Rock, che è il top, no? Quindi pure più di John Cena. Che ho pensato? Ho pensato che gli cambio il ruolo, lui diventa cattivo, è un combattente e, voi direte, deve andare contro un colosso buono. Ragazzi, guardate un po' che cosa ci offrono i free agent. Drew McIntyre viene, se fa 4 settimane, sì, lo pago 89.000, ma il budget c'è. E ci abbiamo un match, certo, ovviamente li dovremo un po' far combattere, però in 4 settimane possiamo far diventare questa una grande rivalità. E poi, ragazzi, cambio ruolo pure per The Rock. Voi dite come? Sì, ragazzi, perché voglio creare una card pazza. E quindi The Rock contro John Cena, che penso, spero, uscirà vincitore da questa faida. Perfetto, perfetto. Ci andiamo a fare pure The Rock contro John Cena. Ci mancherebbe un altro match. E poi l'idea è questa. Speriamo
che Roman Reigns mantenga il titolo in modo tale da arrivare a WrestleMania con la cintura, visto che anche il più popolare è un colosso, quindi ha bisogno di un combattente. E quindi, ragazzi, andiamo a prendere... Oh, potevo prendere pure Stone Cold Steve Austin, ma noi ci andiamo a prendere The Undertaker. Andiamocelo a prendere, ragazzi. Andiamocelo a prendere. Mettilo dentro. A parte che Stone Cold faceva 5-5 sulle promo. Non fa niente, non fa niente. Quindi, ragazzi, io vado subito a ingaggiare chi dico io, in modo tale da prepararci bene il tutto. Ragazzi, sono tornato, è mezzanotte, sto distrutto, quindi non so come finirà questo video, ma abbiamo un pay per view da portare a casa. E questa è la card definitiva, come detto. Sapete che però, ragazzi, a parte il match per il titolo ci giocheremo sicuramente, sai che l'altro match mi sa che è proprio quello da Trish Stratus e Tamina. Se simulo, rischio che vinca Tamina, perché ha sempre vinto Tamina. Abbiamo bisogno della vittoria di Trish Stratus. Raga, mamma mia, Trish Stratus, eccola qua, ragazzi. Se vi piace la carne stagio... No, no, dai. Se vi piace il bacon... No, dai. Trish Stratus ai tempi d'oro era veramente top, ragazzi. A parte come campionessa, credo che sia anche Hall of Famer, come lottatrice, insomma, tanta roba in quei tempi. E poi mo vi dico sta cosa che è un po' così, diciamo, non lo so, mi dissocio così proprio a priori. Ma sapete, ragazzi, che un periodo, quando insomma internet non era questo internet, però già finito l'entrata, l'entrata più veloce della storia, insomma, ragazzi, girava un pornazzo. No, no, era così, dove c'era Trish Stratus, cioè almeno c'era scritto Trish Stratus. Poi quella effettivamente assomigliava a Trish Stratus. E poi, raga, non so, non ho mai saputo se era vero o no, però quella sembrava lei. C'è il nome suo, però non so se... Comunque, eccola qua, Tamina che entra. È campionessa, ma non c'ha la cintura, perché probabilmente neanche il gioco ci crede che possa essere campionessa. Vabbè, tanto anche lei parente con The Rock. Ora, l'entrata più basic che ci può essere, ma veramente, vabbè, la cintura è appesa lì. È un TLC, ma noi andiamo veloci. Trish Stratus deve vincere contro Tamina, che qua, ragazzi, proprio è gigante contro Golia. Trish Stratus che mena. Boom, calcio, calcio, calcio. Però sinceramente, ragazzi, io non me la ricordo Trish Stratus con questo completino. Cioè, mi ricordo che combatteva con i pantaloni, perché quella era una Bernarda, sì, però combatteva per combattere. Però non lo so, magari mi corriggerete, come diceva qualcuno. Dai, questa già sta a pezzi. Vediamo sta pratica velocemente, ragazzi, su, che c'ho ben altri match da combattere. Oh, è un TLC, e che fai? Non le prendi le sedie? In testa così, ce la si è proprio messa. Cosa sta su? Che sto vedendo? Cosa sta vedendo? Uff, questo l'ho sentito, questo l'ho sentito. Tamina è pazza, l'è pazza, l'è pazza. Mi aspetta, Tamina. No, me ci hai fatto credere. Ma me ci hai fatto credere, Tamina. Spacco una sedia in testa, eh. Sono delle marche. Guarda, guarda, lei si rialza così. Boom, va per terra. Oh, finalmente. Via sta scala, su, via sta scala. Grazie. Io vado con la C. Io vado con la C di chair. Oh no. Sto cazzo, va. Ci penso io, ci penso io. Vai, sali, però. Sali! Ma raga, comunque sto minigame è veramente puzzolente, ve lo posso dire. Ah! Ah! Ah, è salita. Annulla, annulla. Menamose, menamose. No, dammi. No, no. Alzati in piedi. Comunque, veramente. No, no. Questa, questa si butta sopra. Questa si butta sopra. È pazza, eh. Questa è pazza. No, no. No. La prende al volo. Gli dice, mo ci penso io a te. Vieni qua. Oddio, quella lancia fuori. Oh, è il nostro momento. È il nostro momento. Sale Trish Stratus. Dell'otti. Nascia miseria. Niente, la victory. Sono un pazzo. Trish Stratus. Oh mio Dio, è pazza. Guarda, sta volando. Flutua. Sulla sedia, sulla sedia, sulla sedia. È morta, raga. Tamina sta direttamente da Reccaio. In questo momento stanno a discutere se vanno nello stesso girone dei Freezer. Dai, no. Porco due, dai, che questa si rialza. Ah, questa non si rialza manco con le sfere del drago, dai. Dai, ah, no. No, no. Raga, Tamina è morta davvero. Chiamate qualcuno. Oh, dai, via il buco. No, ben ci credo. Ok. Ok, let's go, let's go. Raga, però chiamate i soccorsi. Cioè, Tamina sta lì a terra. E vabbè, hai vinto la cintura, ma quella è morta. Gli hai rotto l'osso del collo. Dannù. Eccola, ragazzi, vincitrice. Non ce ne frega niente, grazie. Un classico, un bellissimo match. Io non so quanto influisca la mia prestazione in questi match sul risultato, però vabbè, ragazzi, un classico me lo prendo, considerando queste neanche matchavano per quanto riguarda la tipologia. Allora, però abbiamo Shayna, che si deve autopromuovere, perché insomma è la prossima contendente al titolo, no? Poi lei c'ha 4 su 5 in promo. Eccellente, più 5, godo. Un TLC tra John Morrison e John Cena. John Morrison è quasi morto, però è ancora qui per poterlo raccontare. Contare, vediamo che succede, simuliamola. Comunque andrà, John Cena avrà The Rock sulla sua strada, vince il signor Cena.
Damian Priest che fa il cambio di ruolo, di entrare cattivo. Decente, vabbè dai. Questi due ragazzi veramente molto buoni. Come va va non mi interessa. Kofi Kingston contro Braun Strowman. Vince Kofi Kingston, non me l'aspettavo. Ed è un instant classic. Eppure loro concludono la loro rivalità. Ragazzi, sta andando tutto per il meglio, eh. Cambio ruolo eccellente, De Roccone, la roccia. Ma adesso ragazzi è il main event. Eccolo, Finn Balor, il nuovo sfidante, il contendente alla cintura detenuta da Roman Reigns, che entra, fa il suo ingresso, un ingresso molto molto figo. Finn Balor che da poco ha cambiato il suo atteggiamento verso il WWE Universe e tutto il suo pubblico. Ecco che entra al suo modo. Secondo me l'entrata vecchia era molto molto più spettacolare, però eccola qui, fighissima, fighissima. Finn Balor che oggi dice: sono il principe, oggi voglio quella fottuta cintura, me la devo mettere alla vita. Anche perché Finn Balor è un po' strano in sto gioco, perché alterna prestazioni importanti a cose un po' così, però si è meritato la possibilità di andare per il titolo. Sono state settimane anche qui di parole grosse, ha lottato pochissimo, quindi arriva bello lanciato a questo pay per view. Però dall'altra parte ci abbiamo Roman Reigns, ragazzi, che è veramente un titolo nell'ano. Sapete che sarebbe bello, ragazzi, creare delle vere e proprie storyline, è una cosa che succede un po' di più nella modalità Universe. Per questo ragazzi vi dico, supportate questo video, perché c'è quella sfida e sarebbe bello appunto riniziare un nuovo draft, andare a prendere dei personaggi, comunque dei lottatori su cui possiamo pure andare a costruire delle storie. No, cacchio ragazzi, ho creato storie per la modalità carriera, non lo faccio per WWE, che è proprio l'ABC. Dall'altra parte ragazzi c'è il capo dei paguri, Romano Regni, che entrerà, ma la sua cintura, vedete, è appesa sulla testa di Finn Balor, perché sarà anche questo un TLC. Vabbè, TLC, tutti i TLC. Vediamo un po' che fa Roman Reigns in questa stipulazione dove c'è bisogno di dinamicità. Ecco ragazzi, sentite i fischi del pubblico. Roman Reigns entra con il suo fare spocchioso, arrogante, tracotante. Vedete da lì lontano come Finn Balor gli lascia la scena, perché quest'uomo sta catalizzando l'attenzione di tutto il WWE Universe. Oh, è l'uomo più popolare del mio roster, eh. Appena sconfitto The Rock, la roccia, l'uomo più elettrizzante dello sport intrattenimento. Mazza, in italiano fa schifo, vabbè la traduzione però è così. Eccolo qua, e va lanciato, vorrebbe arrivare campione a WrestleMania, e chissà chi sarà il prossimo sfidante in caso di vittoria di Roman Reigns. Vabbè sì sì ragazzi, qui fanno le presentazioni, eccoli qua i due lottatori, tutti belli palestrati. Inizia ragazzi, Finn Balor è sicuramente più leggero di Roman Reigns, che però è molto più lento, molto più pesante. Però ragazzi è potenza contro agilità. Oh, oddio, e questo è un German Suplex che se lo ricorderà soprattutto domani mattina. Nervo della bestemmia. Cazzotta alle palle. Questa invece, diciamo, farà meno piacere alla moglie. Guarda, 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 combatte, eh. Che sleeper hold, ma non sa neanche le regole. Che fa, che fa? È un pazzo furioso. Ma cosa sto... Ma... signori di WWE, ma non perde tempo, Finn. Scemo, scemo, gli urlano i tifosi. Volete i tavoli? Io voglio la sedia. Boom! C'è tanta rabbia, c'è tanto livore tra questi due. Sono volate parole grosse. Finn Balor ha assolutamente usato parole non dolci sulla cugina di Roman Reigns. Sappiamo che sono veramente molto legati, Roman Reigns e sua cugina. Attenzione. Oh, che fa questo? È un pazzo. Oh, mazza, mi ha fatto male. Guarda Roman Reigns, raga, già sta per terra. Ragazzi, vado a buttare fuori l'immondizia, va. Butto fuori l'immondizia. Sul tavolo, sul tavolo. Ma lui è un pazzo furioso. Ma Roman Reigns è un matto. Ma chi l'aveva messo quel tavolo lì? Figa cotoletta. Occhio, occhio, raga, questo è matto, No, il tiro per l'osso del collo così. È pericolosissimo. Please don't try this at home. Boom, cazzottone in bocca. Questo l'ha sentito. Parte subito così, ragazzi. Mosse su mosse, eh. In ballo gli fanno male le braccia, ma probabilmente acido lattico di ieri sera, perché... Spear, spear. Ma lo... Guarda, guarda com'è rimasta a bocca aperta. Vai, passa qua sotto, passa qua sotto. Che sono 7 anni di sfiga. Oh. No. Vabbè, ragazzi. Questa è un po' una cazzata. 7 anni di sfiga. Oh, lo lancia sulla... Roman Reigns, ragazzi, c'ha licenza ad uccidere. Cioè, voglio dire, raga, Finn Balor vuole proprio farsi male. Guarda Balor. No, pacche sulle chiappe. Oh no, ancora un'altra pacca sulla chiappa. No. Gli fai male, c'ha una famiglia. Ma c'ha una famiglia. No. E dagliela. Guarda Roman Reigns quanto sta incazzato. Oh, lo butta giù. E allora adesso ragazzi è il nostro momento. È il nostro momento. Un pazzo. Guardalo lì. Guardalo lì. Tutti cantano di Sisosso, ma lui afferra la cintura. È il nostro momento ragazzi. Pure lui è morto. È morto. No, si ria. Non dire cazzo se non ce l'hai nel sacco. No, mi devo sbrigare. Aspetta che se no lo fa lui. No, fermate. Attenzione. Oh no. No. Non lo fare. Non lo fare. No.
lo voglio finire proprio. Lo voglio finire. No, raga, 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 raga. Voi sapete che sta per succedere. Sali, Roman Reigns, sali. Raga, no, ragazzi. Ragazzi, no. No, si è alzato. Si è alzato. No, 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 no. Scendi, scendi. Scendi! No! Oddio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh no. Si è sparita la cosa. Guarda, guarda se scende, guarda se scende. Ancora, ancora, ancora. Vabbè, ragazzi. C'è il nostro amico qui che vuole proprio fare una brutta fine. Spear, è un po'. Siamo vicini, siamo vicini. Spear. Qua è finita, ragazzi. Qua finisce tutto. No, non ce la fa. Vai, uomo. Vai, uomo. Vai verso il tuo titolo. Vai verso il tuo titolo. Dai che si è alzato. No, 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 no. Oh, mo perdo, mo perdo, mo perdo. Mica stiamo a guardare le farfalle. Mica stiamo guardando le farfalle. Girati, Finn Balor. Dai, che si è girato, dai. No. Raga, questo mo. Guarda, mo me gabba. Mo me gabba, mo me gabba, mo me gabba. Guarda, mo me gabba. Superman Punch adesso, ragazzi. Andiamo a prendere la vittoria. Non ce l'ha più. Forza, Romano Regni. Forza, Romano Regni. Pensa a quando eri un samoano che giocava a football. Adesso sei sul tetto. Forza, forza. Sì. Sì. E non ce la fa Finn Balor. Non ce la fa. Che comunque è morto e risolto più volte. Ma non è bastato. Non è bastato. Finn for the win. No. E spiazze. La prossima volta Roman Reigns. Che lotta, ragazzi. Che lotta. Abbiamo fatto pure cose fighe. Piano piano, piano piano, riusciamo a fare leggenda. Leggenda, ragazzi. Il massimo possibile. E adesso Stephanie McMahon, che stai guardando questo pay-per-view, abbozza. Abbozza. E fammi vedere quali sono le tue proposte. Riuscirai a fare. Oh, ragazzi, questo è stato un pay-per-view al top, 5 stelle. Uno dei match più belli della storia del wrestling, proprio, Cioè, ma che davvero. Dai, questi giorni la taglia a Becky Lynch. Manco un match. Guarda, hai mandato il campione a fa beneficenza. E è vergognoso e scandaloso. Becky Lynch si porta a casa ovviamente la vittoria in un match straordinario. Attenzione. Ah, beh, è vero. Però occhio che loro c'hanno comunque un pay-per-view pieno di gente che c'ha delle rivalità, Tipo Stuyvar contro Raul Mendoza. Ma chi è che pagherebbe per vederselo? Beh, buono, andata bene. Scherzo, ma se portano 5.000 persone. Ma raga, io Mandy Rose la pagherei pure. Però occhio, questo potrebbe essere un bel match invece. Un buono, un buono. Hanno concluso la loro rivalità. Però vedete, raga, tutti i match normali nel pay-per-view DLC. Altro perché io mi chiedo, vedi, perché hanno fatto la promo a sta rivalità quando, cioè, sti due se hanno rivalità 4 e potevano combattere. Vabbè, non lo so. Non ce ne frega niente, raga. Meglio così, se sono stupidi. Meglio per noi. Vincono Titus O'Neil. Mamma mia, rivalità conclusa. Cioè, ragazzi, guardate che ratings. Guardate che risultati. 3 match, 4 e mezzo e un 5. È organizzato un ottimo pay-per-view in cui il match iniziale e il main event hanno creato un inizio e una fine memorabili. Cioè, se io vado qua, ragazzi, che mi dici? Che mi dici? Mi dici che il match di stasera è stato uno scontro da due superstar all'apice della popolarità. Oh, infatti, effettivamente, ragazzi, nonostante Finn Balor abbia perso, guardate, è popolare 70, cioè molto molto qua, ai livelli di una leggenda, possibile match dell'anno e uno dei più grandi match nella storia del wrestling. Ma che vedevo di... Allora, ragazzi, ovviamente sono andato sotto, cioè, quindi non ci ho guadagnato a livello di entrate, quindi sono andato un po' a ribasso, però ho guadagnato 218.000 nuovi fan e quindi è buono, veramente molto buono. Quindi siamo ancora primi, ovviamente, mentre loro 130... qua gli ho dato proprio la paghetta, Qua gli ho dato la paghetta, però vedete, hanno guadagnato soldi. Il problema è che loro stavano scannati. Infatti vedete, budget pochissimo. E va sicuro, ragazzi, che avere il budget, soprattutto quando si arriva a WrestleMania, è importante, Ricordate il live quando abbiamo fatto WrestleMania, proprio putrida, perché non c'avevamo i soldi. 400.000 è buono. E non è tantissimo però, Attenzione, ragazzi, è vero che abbiamo già portato dentro. Ehi, il mio contratto scade alla fine di questa settimana. È vero, The Rock, dobbiamo rinnovarti. E quindi che dobbiamo fare? Mi piacerebbe rimanere, questo è il mio prezzo, 107. Se te proponessi 74.000? Vabbè, t'accontenti, vabbè, ragazzi. Calo moderato del morale. Non so il morale che cosa può influire, vi dico la verità. Però ragazzi, fidatevi che 74.000 è meglio di 100. Poi John Morrison, alla fine di questa settimana. Guarda John, spero di aver fatto un buon lavoro. Ah, se ne va proprio. Vabbè, spiace. Il mio contratto scade alla fine di questa settimana. Ma come? T'ho portato dentro adesso? Ma questa mi chiede 100.000. Poi è scordato ogni storm. Non so, non ha mai combattuto. Credo che dovresti accordarmi un match contro Rock. Vabbè, lui vuole un match contro The Rock. Sì, sì, vabbè, te lo faccio, te lo faccio. Te lo faccio, ragazzi. Bene, ragazzi, allora abbiamo 4 settimane per arrivare a WrestleMania. Trish Stratus e Roman Reigns sono i campioni. Però ci abbiamo The Rock, John Cena, Damian Priest, che è molto popolare, così come Finn Balor. E pure Kofi Kingston sta bello alto. E paradossalmente Kofi Kingston è più popolare di The Undertaker. E vabbè. Purtroppo Red Flame, ragazzi, non l'abbiamo sfruttato a dovere. Abbiamo 4 settimane per creare il PvP
pay-per-view più bello della storia del wrestling. Quindi non mancate la prossima puntata, mi raccomando, lasciate tanti mi piace. E chissà, ci vediamo in live per iniziare la modalità carriera, quella vera, con il nostro personaggio. Consigliatemi in caso dei match, cioè vanno bene quelli che vi ho proposto, o secondo voi dovremmo fare diversamente? Che ne so, magari davvero mandiamo Drew McIntyre contro The Rock, oppure che ne so, John Cena contro The Undertaker. Quindi cioè, abbiamo un sacco di robe da fare. Fatemelo sapere. Un saluto a tutti, amici, ciao, alla prossima, ciao ragazzi, ciao.